Qualcuno può abbonarsi? Un attimo. Devo provare una cosa. Non è per l'abbonamento. È pure per l'abbonamento. Ok. Scary time, scary time. Cagarsi addosso is a state of mind. Scary time, oh, scary time. Cagarsi addosso è uno state of mind. State of mind, state of mind, cagarsi addosso è uno state of mind, uno state of mind, uno state of mind. State of mind, protezione civile e carne rinascono, rinascono. Sì? Bro, non usare per niente il lavandino che deve arrivare un idraulico. Non usare niente di acqua, se non in bagno, per favore. Sì? Abbiamo chiesto chi è lo sporco. No, bro, ma non è colpa mia. Sta casa ha problemi dall'inizio. Sta casa ha problemi dall'inizio, non smerdarmi. Bro, sta cosa Bro, qua. è una laguna e poi c'è una Non pentola. posso lavare niente. Non posso lavare niente. È dall'inizio. Mi hanno dato una casa che è chiusa da un anno e mezzo. E ridiamo. Fatta riempirla fino all'orlo? Non sono stato io, bro. Chi è Non sono stato io. stato? Ho aperto. Sto lavandino qua. Non funziona fin dall'inizio. Pinguz presente. Quando ho aperto la lavastoviglie, ha iniziato a fare così. E se n'è accorta Martina. Mi fa: Marco, ho spento la lavastoviglie. Perché? Perché guarda il lavandino. Ed era così, porco dio. Va bene, ti E credo. il proprietario ha chiamato un idraulico che pagherà lui. Bello. Vabbè, state of mind. Nuova casa, nuovo ecosistema, sì. Cambia sempre sto se qua. Cosa? E come lavi la padella? Grande, ok, no, non lo voglio. Certo, Stuvone, ma mi ha pure invitato. No. E questo? E ora cominciano le bestemmie. Quindi abbiamo queste ultime tre sfide.
è stato terribile ottenere il punteggio massimo in tutte, perché non solo devi ottenere S prendendo tutto e tutti i simbolini, ma devi anche fare 1000 in più per 3 volte, quindi 3000 più del punteggio massimo. Quindi per fare il massimo qua devi fare 10.000. Qui devi fare 1000 in più, quindi dobbiamo arrivare a 12.000. E cioè no, 11.000. Vabbè, vediamo, proviamo. Otto proiettili. E dove cazzo era l'altro? Dai, porco Dio. Perché no? Ma dove cazzo è il quarto? Dove cazzo è il quarto? Quando è sparato la penultima bomba, se non sbaglio, ne è saltati due. No, li ho presi tutti qua. Dietro al barile. Ma scusa. Ma scusa, la bomba distrugge tutto quanto? A sinistra. Ah, perché sarà adesso, certo. Go for it. Give him hell, cowboy. Ah, no. Ok, è dopo, è dopo. Va bene, va bene. Ma non l'ho saltato, imbecilli. È dopo. Non ho saltato niente, è dopo. Dopo che arriva la bonus la bonus Clander. Con la bomba lo prendo comunque, non l'ho saltato. No. Devo davvero sbrigarmi. Da 200 punti bonus lo stesso, infatti. Sì. Devi aspettare che scenda il manicaio per risparmiare due colpi. Ok, per avere il tempo bonus devi uccidere tutti entro 10 colpi. 10 colpi? Good work.
Ah, già, ecco qua. Ok. Ok. 1 2 3 4 5 6. Quindi adesso devo usare solamente 2 colpi. No, 4 colpi. Boh. 7 8 È facile, è molto molto facile questa qua. È molto 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 facile. Devo sbrigarmi anche. Yeah. Ed è uno. Questa era la più è stata la più facile di tutti quanti. That was dirty. Ma questa è veramente la più facile di tutti quanti. Vabbè, dobbiamo scoprirlo. Ok. Distruggi gradi con non più di 10 colpi, pure questo qua. Peccato, no, minchia. Sempre 10, sempre 10. Posso anche non caricare in realtà. Ma come cazzo si fa?
capito. Ma come cazzo è possibile? Ok. Devo fare di nuovo 11.000. Ok, ce lo possiamo fare. Non lo prenderò mai quello. Dove cazzo sono gli altri due? Dove cazzo sono gli altri due? Che cazzo?
Non l'ho preso. No! No! Dov'è l'altro? Ma stai cucinando Wrestle? Niente. Ma che cazzo, porca madonna? Eh? Mannaggia, ma come cazzo è possibile? Ok. Non lo è. Che culo. Merda. Oh, schifoso. Porco di Dio. Schifoso, ma ho capito. Siamo là, siamo là. Ma porca la madonna puttana. Ancora? Sempre là, sempre là. Ma porco di... Ma com'è possibile? Dio cane, tutta la roba di sta challenge è prendere tutti in un colpo solo. Devo arrivare a 11.000, no? Io lo centro quel porco di coso. Lo centro, buttare la madonna. Vabbè. Stupido. Io veramente non capisco. Thank you.
Ma sai che forse ho visto però qualcosa di particolare. Beh, intanto abbiamo preso tutti quanti. Ho visto che posso fare, cioè sbagliando ho scoperto una cosa nuova. Cioè che posso aspettare quello in mezzo. Bro, ma l'avevi fatto tutto. Devo arrivare a 11.000. Mi manca una stellina. Ma ce la faccio. Sera Chatti Parelle, sera Marcone Parelle, come va? C'è infinito, va male. Perché? Metto la chat sul tuo telefono. No, ma è lo sparo più stupido del gioco, Dio cane. Ma perché? Non lo capisco. Bro, mi dici secondo te cosa sto sbagliando? Me la vedo tutto. Non è vero. Ciao ragazzi, vi leggo io. Questo è stata il tuo Simone. Ma la posso finire? Gioca pure i tuoi giochini, mentre qua ci sono cose importanti. Ma l'ho preso? Bello che no. Ciao ragazzi. Marco, sei l'estate, non l'estate. Bravo! Ce l'ho fatta? Dio, 84 punti. 74. Non ho preso l'ottavo, ma come? Ma come non l'ho preso? Ragazzi, scrivete tra quanti try ce la fa Marco secondo voi? Non mettermi pressione. Mettiamogli pressione. Chi indovina è grande. Entro questo try chiudo i voti. 2, 8, 2, 82. 3, 5, 3, 6, 7, 1, 8. Ah, nessuno più di 8. A parte qualcuno che dice 12 e 57. Questo. The True Court crede in te. Grazie, vaffanculo. Già perso. Orribile. Stava per chiudersi i voti, raga. Sbagliato tutto. Chiusi i voti, chiusi i voti. Non scrivete più. Siamo a uno. Questo è il due. Chi ha detto uno ha sbagliato. O da questo. Dai, facciamo da questo. Ora chi ha detto uno ha sbagliato. Ce l'ho fatta. Manutenzione, un attimo di manutenzione. Manutenzione finita. Manutenzione finita, si spara. Ma come non l'ho preso? Dio porco! Numero 3. Odio questa sfida.
this guy. Tentativo 4. Ho mangiato un toast col formaggio. Questo è il quinto tentativo. E poi c'erano delle marmellatine che ho messo dentro. Let the bonus time begin. Ma buttana la madonna troia. Veramente, porco di Dio. Sì, ero indietro con la chat, ma l'ho recuperato, raga, sto imparando. Perché non, perché non sto prendendo più quello? Sono del 97. Pinguzzone DM, di cosa? Bellissimo Oblas. No, ma non me lo fa vedere. Bro, guarda che ha fatto Oblas. Bravissimo. Ma poi era proprio così. Peccato che io mi seguo con la destra e non con la... Non sarà mica un problema. Cosa c'è scritto? Non sarà mica un problema. Non... Posso farlo vedere? Ah, ma è un po' animata anche, bravo. Ce l'ho fatta allo... Hai visto che è animata? Sei veramente un grande Oblas. Andate tutti a vedere la storia di Oblas. Non so se posso farla vedere. Andate a farla vedere. Vedere Oblas 98. Ho finito al settimo? Hai fatto? Sì. Settimo? Mi pare che era il settimo, no? No, più di sei, raga. Vediamo chi ha indovinato. Chi ha indovinato vince questo, ve lo spedisce Marco. Non ve lo spedisco. Siamo all'ultima Biggie sfida. Biggie Minchi, bravissimi. E bravo Biggie Minchi. Merda, la testa. Vabbè, all'inizio lo faccio a cazzo. Si riaprono i voti. Condizione eh? Per il bonus non si sa. Ma che bastardi. Si riaprono i voti. Qua vi consiglio di andare lunghi. Dai, voto anch'io. Dico 31. Non ce la farò. Ma interrompiamo un attimo i voti. Non votate ragazzi. Non votate. È il mio telefono? Questo è il tuo telefono. Ciao Victor. Mi senti? Victor? Non ti sento, ti sento ovattatissimo. Ora meglio? Aspetta che... Hai un po' di merda? Adesso mi sento. Ti sento, mi senti? Intanto volevo ringraziarti per il ride. Grazie a te. E poi volevo, da direttore artistico dell'Elettra Comics 2023, invitarti ufficialmente.
Dai, sentiamoci questi giorni così decidiamo i giorni, il cachet, tutto quanto. Dai. Ho una domanda, ma da dove stai streamando? Sto streamando dalla mia nuova casa. Cosa? Sì, sì, sei invitato, quando vuoi vieni. Sta sbappando il mio spazio. Sì. Sì, conosciamo. Ci sentiamo sti giorni, bello. Va bene, ti scrivo io. Ciao Marco. Ciao. Ti ridò la chat. E ci siamo. Si riaprono i voti entro la fine di questo tentativo. Quando è una cosa? Come dici? Ci vieni. Quando è? 2023. Minchia se non ho pensato a te. Ma che risposta è? Cosa ho detto? 2023. Quest'anno. Che cazzo ne so io? Giugno, giugno. Vuoi venire? Mi piace Napoli. Non è Napoli, è Catania. Non sei contento? Bro, non sei contento? No. Ma che cazzo ridi? Nella mia testa era il Fanta Expo. Non sei contento che non t'ho cagato come ospite perché ti considero più un amico che un influencer? Non ti ho pensato minchia per un secondo. Trovato, non ti ho pensato per un secondo. E invece la ho detto, minchia, lui effettivamente è anche un influencer. Non ci vengo. No, vieni, c'è una bella cosa, porco Dio. Bro, se tu fai mettere... C'è una bella cosa. È una bella cosa, l'ho detto. Sì. Ma se tu ci fai mettere una vasca dei sensoriali, vengo, se no non vengo. Ok. Vabbè. Devo fare un se po'... Se mi fai uno stand e una vasca dei sensoriali... Ti faccio uno stand, compro una vasca e la rendo io dei sensoriali. Ma vieni? Sì, sì. È tutto pagato, poi ti do anche dei soldini. godo. E se hai del merchandise te lo faccio anche vendere. No, 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 quello è tutto ok. Minchia. E che facciamo? Ci facciamo le seghe, se vuoi. No, perché davanti a tutti quanti. A giugno, tu che farai? Io devo... sono pro direttore artistico dell'area internet, devo stare sempre là. Per ogni conferenza... Chi c'è? Già, ho un po' di nomi, non posso ancora annunciarli, però... Tu chi vorresti oltre te? Se ti consigli. Mi piace che stai ricreando quella scena di spalle di... di Mattia. Di Mattia e Greta. Ma poi stanno sparando episodi a Google. Se mi piacerebbe fare della giusta. La giusta? Se puoi portarlo. Se hai un contatto lo chiamo con piacere. Sì, mi piace una ragazza che fa dei video su Roblox. Qualche TikToker simpatico, sciallo? Un giocherellone, magari comunque possiamo fare cose pazze. Pazze di che tipo? Quest'area qua è molto interessante perché io faccio veramente il cazzo che voglio. Cioè io penso che la piscina la posso gonfiare, la guardo l'acqua, la rendo dei sensoriali. Mi fanno fare veramente il cazzo che voglio. Gary si fa fare tutto, io una volta l'ho rasato. Però deve essere anche gente, non ti dico super famosa, ma famosa. Su TikTok Gary va. Jules Pietro Storti. Minchia Jules Pietro Storti. Pietro Storti ci gioco a calcetto. Dai. Jules farebbe dei super contenuti. Si aprono i voti per sta merda, ragazzi. È l'ultima sfida del gioco. Il tempo dei voti inizia ora e finisce quando finisce questo tentativo di sfida. Votate in fretta. Muovetevi, scrivete veloci, scrivete più veloci, più veloci. 51. Poi 36, 60. Minchia, sono tanti. 17, ecco un coraggioso. 34, 9, 12, 13, 12, 46, 13, 4, 27, 18. Minchia, che varietà! 4! Fissita ci ha creduto tantissimo. Mamma mia, se non ho capito niente. Finite le votazioni. Chiuse le votazioni, non scrivete più. Anche qua, devo fare 12.000 qua. Chi ha scritto 0 ha già perso. Nessuno ha scritto 1. Basta ragazzi, basta. Mi ricorderò l'ultima, è quella col punto esclamativo. ...24 fattoriale. Sono tantissimi. Make it look easy. Sembra facile.
Mi sa che avete sparato tutti un po' alto. Secondo me io non ho votato in tempo e quindi il mio voto non posso farlo. Se devo dirlo ora io faccio massimo 4 da ora. Prima? Almeno il doppio. È facile, ma da ora in poi succede quello che è successo in questo, ovvero che adesso diventa difficile per qualche motivo. La parte iniziale è molto facile. Questo è il secondo. Ci si fa under 10. Non molti avete creduto all'under 10 prima. Vaffanculo. Sembra che stiamo andando verso il 3. Faccio 2 su 2, vinco tutto. Minchia, Big E. Boh. Vediamo cosa ho votato Big E. Per quello ho detto 12. Allora, Big E, che cazzo hai votato? 27. Altissimo, Big E. Tentativo 3. Ce la farò un po'. Si va verso il 4. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? No, ti manca no. Un medaglione. E dov'è? E dov'è? Qua? È un fanculum. No, devo capire questo. Cos'è, 5? Devo capire solo questo primo gol. È la quinta, raga? Sarà dietro qualche baule? È nel bonus di un cane. Ora 6, questa è la sesta. Ok. 6, ho capito. 6, ho capito. Megan e Lucchisi. Hai capito, Marco? Sei un artista. Sono un artista. È nel bonus? Ma io non lo vedo. Nel bauletto a sinistra del bonus. Questo? Quello? Eccolo, era lì. Mi sa che l'ho preso. Bauletto a sinistra del bonus. L'ha mancato. Ho capito forse quale. Tanger, pa, pam, pam, pa, pa. Oh merda, se non succederà mai più. O questo o niente, bro. 7. Qualcuno aveva detto 7, me lo ricordo. Quindi ce n'è uno qua, mi stai dicendo? Qui? Ma qual è? Questo qua? Forse prendere la bomba non te lo conta? Ah! Ho sparato allora troppo presto prima. Provato. 8, raga.
Non è secondo me ancora un po'. Hai capito, Marco? Sono un artista. Oh, oh merda. Sono demonietti quelli. Oh! Vedi che c'è un altro. Sì, sì, sì. Devo solo capire se posso prendere tutti in una volta là. 999! Let the bonus time begin! 10! Aspetta un attimo. Meglio fare così. Boh. Let the bonus time begin. You're an artist. È mancato il sì, Souls. Sì. 11. Io avevo detto 12. O comunque no, non l'ho detto, ma lo pensavo. Sempre sta minchia del cazzo. Ci siamo. Forse la 12, raga. Niente? No, no. Sì. Andiamo a vedere chi cazzo aveva detto 12. Oh, hai il wifi? Sì. Arishok 8 aveva detto 12. Bravo. Grande Arishok. Hai vinto lo stesso premio di quello di prima, quindi nessuno lo riceverà spedito. Marco d'ora in poi se lo porta in giro ovunque va e chi incontra Marco glielo chiede. Ce ne sono tre. Da ora finché non muori, bro. Va bene, va bene. Cosa? Qual è tre? Te lo dico chiudendo il mic. Bro, quindi ho finito tutte le sfide di sta merda di gioco. Tutte? Sì, molto facili queste qua erano rispetto alle altre. Bro, la più difficile era la prima. La prima di tutte era la più difficile. Mi ricordo. Arishokotto ci sei? Ma il gioco l'hai finito? Ecco, no. Fatta, bravo Arishokone. Bravo, bravo, bravo. Sei un filthy Frank. Minchia che complimento. Già. Era fanculo quei cartonati, non ne posso più. Queste già ce le abbiamo tutte. Ma lo sai che anche mettendo quelle d'oro è possibile che te ne esce una non rara? Di merda? Sì, ora ero messo con l'argento e mi è uscita rara. Prezzo di rivendita delle munizioni. Ah! Porco dio! E dove li trovi i gettoni?
finendo questa sfida qua. Quindi è scemo perché sono pure limitate. Ma quindi tu, cioè, guarda, tu in teoria ora dovresti avere tutto maxato di sta macchinetta. Sì. Questa è rara. Con tre bronzi. Questa già ce l'ho per tre volte, questa è la terza, vaffanculo. No, questa è oro. Ah, ok. Ora questa è mia scena rara, guarda. Rara, che culo. Ci sono anche le epiche, se non sbaglio. E ti avanza un gettone. Sì, perché ci sono anche i tesori nella mappa che sono gettoni. Bro, ho letto una sfida nel menu di gioco. Finire tutto il gioco con... senza mai interagire col mercante. Finire tutto il gioco usando solamente coltello e pistola. Non vedo l'ora. Li fai? Tutti. Tutti quanti. Che coltello e pistola è tosse. Ah, ho bazzucato un tizio. Ho bazzucato un boss che mi avrebbe fatto rimanere, perché l'ho provato con tutte le munizioni, ero rimasto a zero con tutto. Ho fatto bazooka che costa 160.000 e ora sono pieno di roba, bro. Perché bazooka ho... one shot? Qualsiasi qua. Boss. Sono stati bravi, però costa 160.000, cioè ti... No, sai che tu hai perso alzati perché la difficoltà è alta? Ah. Ha detto Simon che le cose non certo. E quanto costa tipo il bazooka modalità tipo normale? Porco Dio. What you buying? What are you selling? Oggi sono più brutto della mia vita, il quinto... Vabbè, non mi interessa. In realtà sì. Il quinto compleanno della mia figlia, ma io sono in questo... qui bloccato in un bunker a mani ridotta diretta verso un postaccio remoto. Se non fosse per la paga, nessuno ci sarebbe di lavorare in mezzo a nulla. Dal castello ci ricordano costantemente di stare attenti durante gli scavi, ma alcuni lavoratori sono comunque fighissimo, che hanno dato molto più contesto al come mai sto cazzo di castello è infestato. Prima era un po' l'immaginazione, no? Anch'io ho iniziato a tossire e devo dormire. Perché è infestato? Ah? Perché è infestato? Praticamente la storia sintetica che ti dava Resident Evil prima era che questi tizi qua di questa setta hanno ordinato dall'Umbrella questo nuovo virus che è molto più controllato di quelli là di prima e l'hanno usato sui loro abitanti. C'era un diario molto bello che diceva è arrivato un parrino dal castello nel nostro villaggio, ci sta iniettando tutti questa cosa che ci dice che ci proteggerà. Quindi tutti sono state vittime di sti bastardi del castello, che sono una famiglia ricca, però che appunto fa un po' schifo, fa un po' una setta, che vogliono solamente controllare tutto, conquistare il mondo come al solito. Comunque siamo ben 800 coraggiosini stasera. Ho visto. C'è davvero qualcosa non va in me? Ho tossito sangue tre volte oggi. Mi sento così debole da riuscire a stento a muovermi. Merda, non sarei mai dovuto venire qui. Sono venuto a guadagnare, ma alla fine sono io che sto pagando cara. Sono un padre terribile. Mi dispiace così tanto. Sono mio di rimedi di meglio. Da ottobre la testa non funziona. La testa non funziona da stamattina perché ho vomitato altro sangue. Tanti insetti che strisciano. Sento una voce. Un buongiorno per lavorare. Scavare mi dà gioia. Sono pieno di felicità. Lo offro tutto a te. Farei tutto per te. Lord Saldr. Aia. Salviamo istantaneamente, ma non prima di aver rotto qua. Stuvi, ci sei ancora? Se ci sei, vattene. Già. E non tornare più. Marco, ci sarà occasione di abbracciarti. Che succede, bro? Non interrompere mai il mercante. Ah, grande. Okay. Marco, ci sarà occasione di abbracciarti. Marco, ci sarà occasione di abbracciarti e parlarti brevemente nonostante tu debba gestire l'area internet all'Etna Comics? Durante tutti i giorni dell'Etna Comics, ragazzi, si era creato una roba molto interessante perché io arrivo là molto presto, tipo 2 ore prima che inizi la fiera, quindi verso le 8-9, e per le prime ore fino alle 12, che è quando iniziano a arrivare gli invitati, io faccio sta cosa molto figa che sto zitto, metto un microfono là, chi vuole viene, parla al microfono.
Io rispondo e se ne va, però tutto in molto silenzio, eh? Era molto divertente. La cosa bella è che quest'anno Antonio Mannino, l'organizzatore, il capo della fiera, mi ha detto che vorrebbe mettere per l'area, la Creator Lounge, che come abbiamo ribattezzato l'area YouTube, un microfono dove qualsiasi persona se va parla. Io ho detto porco Dio, minchia, abbiamo fatto la stessa cosa l'anno scorso, perfetto. Quindi sì, ci sarà tantissima occasione, anche perché io sono là tutti i giorni. Sta tranquillo che io rendo sempre molto umani questi posti. Puoi venire, facciamo il cazzo che vogliamo. È l'area nostra, non mia. Pinguz, tu all'Etna ci sei? Io per ora non sono invitato. Cosa sei se vieni? Copywriter. Copywriter? Che è il mio lavoro. L'anno scorso ho invitato Stuvi. E lui che cazzo è? Freebooter. E quest'anno è il copywriter. Io so freebootare meglio di Stuvi, non ci vuole niente. Se me lo dimostri ti invito e dico anche a tutti quanti, scordatevi quel coglione di Stuvi l'anno scorso. Puoi farlo a prescindere. Va bene. Non funziona qua, che cazzo succede? Poi so fare l'assistente benissimo, di qualsiasi cosa. Assistente? Sì. Dimmi una cosa. Minchia, devo andare in bagno. Ti tengo il cazzo, Marco. Ok. Quindi sì, ragazzi, ci vediamo lì. Pinguzzone Electronomics, ragazzi. Inviti anche me, K. Invita K. K cos'è? K è... Se non mi ricordo bene cos'era, cosa faceva? Coccolone. Coccolone? E modera. Moderatore. Se c'è una folla che fa un macello, lui, ok. Qualcun altro vuole venire? Ragazzi, vi giuro, non sono idiota io. Non prende gli oggetti. A volte sto bug. Vuole 10K? Vuole? 10.000 euro. 10.000 euro? Allora, non mi hanno dato un budget così alto, però possiamo parlarne. Se vuoi ti do un millesimo di 10.000. Viene anche Daytona Papere. Daytona Papere, puoi scrivere un breve curriculum di quello che puoi fare per l'Etna Comics? Usando la parola rosmarino. In modo utile, non che la scrivi a caso. Sì, 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 tipo rosmarino, iniziamo. Puoi anche dire il mio nickname è rosmarino48 su Twitch, se adesso cambi il nome. Non cambiare il nome, amo Daytona Papere. Dai, vai avanti col gioco, bro. Devo capire una cosa, però. Che cosa? Come fare più spazio. Butta tutto... Le flash non le hai mai usate? Le flash? Ma non le hai? No, ma le uso sempre. Perché le flash uccidono istantaneamente i mostri quando escono dal corpo. Oh. Posso dire anch'io sono un tributer. Non so... Tributer? Ci servono i tributer, non li abbiamo. Per aver indovinato il numero esatto di try posso venire. No, hai vinto questo che è conteso con l'altro ragazzo. Vediamo che... Se vuoi puoi venire all'Etna e te lo prendi. Vieni a prenderlo all'Etna. Mi inviti, sono campione europeo di badminton. Hai 45 secondi per mandarmi le prove. Ah, comunque pazzo. Io questo mese ho lavorato tantissimo su Twitch. Ho fatto tipo 2 miliardi di live. Quindi mi arriveranno, penso, tanti soldini. Facciamo il set. Facciamo il set. Della music. Metti un paio di spray nel deposito. Non sembra una brutta idea. Ma... Mica lesi tutti. Io devo mettere anche un'altra cosa nel deposito. Ovvero... Vabbè, quello del rosmarino... Ah, posso mettere solo le armi nel deposito. Io posso vedere. E gli spray, sì. Elettricista, la corrente è importante. Lascio mia ragazza a casa a occuparsi delle piantine di rosmarino. In realtà così va benissimo. Eri tu, panellino? Non mi ricordo. Va bene. Nel 2019 sono caduto in un vortice di droghe. Va bene, Kaya. Mi sono sempre chiesto... Comunque, bro, il vortice del cibo fa schifo. Fattelo dire, io non riesco a uscirne, non riesco a immaginare, ma tu ci pensi tipo il vortice, che cazzo ne so, dell'eroino, io tutti quelli che me ne parlano sembra affascinantissimo. No, è finale, il vortice finale. Sì, cioè il fatto che il cibo muori se non esci, ma sì. Lentamente. Sì, e la cura è solo mentale, non è chimica. Eh beh, diventa una dipendenza mentale. Sì. Diventa una dipendenza mentale, ma
se trovi il modo di sostituire, cioè non ci sono sostitutivi per per l'eroina, no? No, la cosa più bella del mondo. L'eroina muori in 20 giorni. In quanto ti ammazzi? Metadone. Ah? Metadone. Ma quella è però accompagnata a terapia e tutto. Comunque la prospettiva è che tu smetti di usarlo. Anche la ciclozina. Quelle cose là. Minchia, che curiosità che ho. Di Ti viene a fare provare. l'eroina? Sì. Tu ci muori, bro. Sì, io ci muoio, infatti, mai fare l'eroina, ragazzi. Però, no, però, Grazie. cioè, capito? Morirò sapendo. Magari la faccio quando ho tipo 80 anni, non me ne ha fatto un cazzo, mi sparo un. Bro, tanto tu un giorno cadi, ti rompi il femore, poi vai a operarti, ti danno la morfina, che è la stessa cosa. Dici? A me mi hanno parlato persone Io l'ho dell'eroina in maniera. provato, La morfina o l'eroina? il fentanyl in vena. Vero? Sì, quando hanno operato il braccio. Com'era? Hai goduto come un bastardo. Ovviamente non posso descriverti niente perché al momento mi rimane in quel momento là. Però ricordo la sensazione che ho provato era fantasia. Minchia, era fantasia. Non voglio giocare comunque. Solo che Non ti va di giocare? Fai just chat. In quel momento lì non. Cioè, il momento del fentanyl adesso non te lo so descrivere. È come i sogni. Puoi scriverlo solamente mentre eri sotto fentanyl, e Sì, forse neanche. solo mentre sei fatto di fentanyl puoi farlo. Minchia, Ma poi non mi hanno mai operato? a me 2 volte non mi hanno mai dato robe così forti, ma mi hanno dato dei sedativi. Sai quando prima che ti operano ti dicono adesso ti facciamo l'aperitivo? Ed è il sedativo. Non te l'hanno mai detto? Ah no? Bro, a me entrambe le Cazzo volte. è A andato? La prima volta sì. me entrambe le Uno volte. spritz in formaggi. Capito? Fanno i simpatici, ti Un dicono po' di questo. salumi, tipo salame, un A me hanno po' di. fatto entrambe le volte.